Amici di Turismo Verde, mi trovo in Calabria, alla Lamezia Terme, in una delle aziende più importanti per quanto riguarda il settore florovivaismo. E sì, perché proprio di questo argomento vogliamo occuparci con questa nuova puntata. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione. Come dicevo prima, mi trovo a Lamezia Terme, in una delle aziende sicuramente più importanti per quanto riguarda il florovivaismo. Qui a fianco a me il dottore Aldo Cosentino, titolare appunto di questa azienda. Con lui faremo un giro all'interno della sua realtà per capire, per vedere ciò che si produce, quindi ciò che esce da questa azienda vivaistica. Dottore Cosentino, buongiorno. Allora, buongiorno. Qui ci troviamo in mezzo alle camelie. Sì, ci troviamo in mezzo alle camelie, sono uno dei tanti prodotti che produciamo da circa 30 anni ed è il nostro fiore all'occhiello perché ci ha permesso non solo di essere presenti localmente ma anche di varcare i confini regionali e anche nazionali. Il nostro prodotto si è collocato sui mercati ad Alsmir e sia poi, oltre che l'Olanda, anche in Germania. In Germania e in Inghilterra. Questa è un'azienda storica del territorio lametino. Un'azienda che ha tanti anni alle spalle, che continua a lavorare benissimo, continua quindi ad offrire un prodotto di eccellenza. Ma facciamo un po' di storia, dottore Cosentino. Vivai di Lamezia, quando nasce questa azienda? Vivai di Lamezia nasce alla fine degli anni Ottanta e da allora si è imposta sempre sul territorio inizialmente e poi pian piano si è anche allargata. È un'azienda che ha una superficie più o meno intorno ai 5 ettari coltivati completamente con un numero abbastanza vasto di essenze mediterranee che non solo ci hanno fatto conoscere localmente ma ci hanno dato anche la possibilità di essere conosciuti a livello nazionale. È un'azienda che ha usato un po' tutte le tecnologie che erano e sono all'avanguardia e ha curato i rapporti tra le istituzioni e il florovivaismo nazionale. Allora, ovviamente la produzione non si ferma solo alle camelie, ma a tante altre specie vegetali. Noi appunto le andremo un po' a conoscere e a vedere, quindi restate con noi con questa puntata. Siamo spostati in un altro punto dell'azienda Vivai di Lamezia, qui appunto a Lamezia Terme. Dobbiamo dire che le innovazioni, la ricerca ovviamente non termina, non finisce mai in questa realtà. E nelle nostre mani delle bellissime piante, piante di? Camelia. Una camelia particolare questa. È una camelia particolare nel senso che è stata curata per non crescere molto. È una camelia che resta contenuta coltivata in un vaso di piccole dimensioni e resta contenuta anche lei nelle sue dimensioni. L'intento è quello di offrire al mercato un prodotto che può essere tranquillamente portato via dalla massaia, dai negozi, dai supermercati, da tutti i punti vendita senza avere il fardello di portare un grosso peso. Tutto qui. Penso che possa risolvere il problema della vendita perché spesso si ha l'incombenza di portare un peso enorme a scapito magari della spesa o di altre cose che si intende fare.
Benissimo, e ancora continuate a seguirci. E da questo punto dell'azienda Vivai di Lamezia parte, diciamo, la piantina, o in parte parte la piantina, scusate il giro di parole, perché qui si fa precisamente che cosa, dottore Cosentino? In effetti questo è il vero cuore aziendale. Da qui inizia la storia di tutte le piantine che produce Vivai di Lamezia. Difatti è il reparto di radicazione, dove il personale che è stato plasmato negli anni è in grado di creare una pianta ex novo partendo da un rametto. Praticamente la famosa talea che viene fatta radicare e viene poi posizionata, vista questa qui, viene posizionata all'interno di un vasetto, da lì si affranca, come si usa dire in gergo tecnico, dopodiché può affrontare qualsiasi tipo di problema che si verifica nella fase di coltivazione vera e propria della pianta. Quindi questo fondamentalmente è l'inizio di tutto il lavoro di Vivai di Lamezia, la radicazione. Quindi ed è abbastanza delicato come fase, no? Soprattutto per determinate piante, sicuramente. Certamente a parole sembra tutto facile, però chiaramente c'è un bagaglio di conoscenze alle spalle che è notevolissimo. Bisogna tenere in considerazione temperatura, umidità, bagnature, stadio fisiologico della talea, ormonature, tanti e tanti parametri che non è facile riuscire a individuare per ogni tipo di pianta e stabilire anche questo tipo di ragionamento che bisogna fare su ognuna di esse in funzione del periodo dell'anno in cui si va a radicare. Io in questo momento ho una camelia, una talea di camelia radicata. In quanto tempo radica una talea di questo genere? Allora, la camelia è una varietà che radica con un po' di difficoltà e con un certo margine di tempo, più o meno un paio di mesi, 3-4 mesi, mentre invece ci sono diverse altre talee che radicano nel giro di 20 giorni, un mese, 2 mesi, 3 mesi, dipende dall'essenza che si radica e dal periodo dell'anno. Quindi che dire, ancora tante altre cose da scoprire qui all'interno di questa bellissima azienda vivaistica della Calabria, e quindi continuate a seguirci. E siamo arrivati alla fine di questo servizio qui da Lamezia Terme, quindi dalla Calabria. E prima però diciamo qualcosa di quello che stiamo vedendo in questa parte dell'azienda, perché è molto molto bella. Questo è il reparto di commercializzazione dell'azienda. Qui affluiscono tutti i prodotti di nostra produzione, nonché quello che commercializziamo. Qui si può trovare di tutto, sia piante da esterno che piante da interno. Le piante da interno le ritiriamo direttamente dall'Olanda, nonché dalle più importanti aziende florovivaistiche italiane. Quindi c'è di tutto. Quindi la vendita è anche al dettaglio? Diciamo che la vendita è anche al dettaglio, anche se ovviamente la tendenza è quella di lavorare di più con i grossisti. Benissimo, allora grazie dottore Cosentino per averci ospitato, magari ci rincontreremo in una nostra prossima puntata. Che dire, grazie a voi come sempre per averci seguito da tutta Italia e alla prossima puntata.